grazie che è importante. L'attenzione dello Stato si manifesta innanzitutto con la presenza delle persone, quindi per noi è un grande piacere, un grande onore avere questa possibilità di interloquire con il Ministro per la Disabilità e un ringraziamento chiaramente lo devo fare in modo particolare all'associazione Io Sono Speciale, ad Alessandro Pascale che in primo luogo insomma, si è visto promotore di questa iniziativa. Un'iniziativa, come diceva bene chi mi ha introdotto, che ringrazio, che chiaramente deve coinvolgere le istituzioni che molto spesso, come in questo caso, riescono a dare delle risposte con un contributo fondamentale che è quello delle associazioni, di iniziative cioè di famiglie, di persone che più delle volte sono interessate, che vivono i problemi della disabilità, delle sue mille sfaccettature e i servizi alla persona del Comune di Campobasso in generale, quindi i comuni conoscono e vivono questa situazione, a volte siamo in grado di dare delle risposte, altre volte no. E quindi nella difficoltà che coinvolge ovviamente tutti gli enti, a partire dal comune, ma anche agli enti superiori, anche la regione, noi speriamo davvero che si possa segnare una differenza a partire proprio dalla possibilità di vedere dei finanziamenti che ci permettano di dare ulteriori risposte, perché per esempio si parla in questo caso, Io Sono Speciale, dell'autismo, ma che chiaramente sono tante, tante le come dicevo, le sfaccettature che la disabilità, ci dà. E quindi, signor Ministro, davvero spero che a questo poi segua anche nel confronto, perché chiaramente sono tante le esigenze che vengono manifestate, si possa davvero fare tanto proprio per questo mondo che deve richiedere davvero una particolare attenzione, un particolare sforzo da parte dello Stato e di tutte le istituzioni. Grazie ancora per l'invito e per la sua partecipazione. Grazie.